fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Ciao a tutti, Roby Rani, Lega Nerd, Vuttana Visione, nuova puntata dedicata a Suicide Squad. Anteprima di ieri sera, fan event a Roma, giornata fantastica. Sono stato ospitato dai Gotham Shadow, che voglio salutare con il cuore in mano, perché ogni volta che sono con loro sto bene, ci si diverte, quindi è stata una giornata molto leggera e divertente. Perfetto, sala gremita, ci sediamo, comincia questo film. Avevamo tutti questa pulce nell'orecchio delle recensioni di Oltreoceano, che l'avevano massacrato letteralmente. Il film parte bomba, una prima parte assolutamente memorabile, dedicata alla presentazione dei personaggi, tutte micro storie, tutti i cortometraggi dedicati ai personaggi, accompagnate da ogni pezzo possibile immaginabile, da rock anni 70-60 a hip hop degli anni 90 a pop degli anni 2000, insomma c'è di tutto e di più, si amalgama perfettamente con la scena, la musica è molto alta, è stata una cosa, secondo me è stato un po' un azzardo per certi versi. Ho visto che alcune persone non hanno gradito questa cosa, io personalmente l'ho amata, ma sono una persona molto musicale che adora la musica, soprattutto abbinata a immagini in movimento, soprattutto abbinata a delle emozioni. Qui è tamarraggine nel senso più positivo della parola, veramente fighissimo. Abbiamo 40 minuti, prendete 40 minuti come giusto, di slappe, ma non di botte, di slappe emotive, sonoro a bomba, pompa di brutto, hip hop, rock and roll, questi personaggi fantastici, super super profondi, super divertenti, vi affezionate subito, ne volete subito di più. Per di più c'hanno il gioco del cattivo, sono cattivi, quindi c'hanno questo fascino del cattivo, per cui voi già vi state avvicinando un po' perché sono cattivi, ma soprattutto perché sapete che prima o poi vedrete il loro lato positivo. È qui il gioco, è vedere il cattivo che a un certo punto diventa buono, è questa trasformazione che lo spettatore adora sempre. Comunque, seconda parte perde un po', cominciamo a capire un po' la storia e qui comincia a perdere di mordente. Non che la storia non sia chiara, però è veramente troppo sbrigativa. Considerate che il film non ha uno svolgimento, ha un inizio e un enorme fine, quindi rimanete un po' straniti, ma non delusi, straniti, perché avete già questa fondamenta che sono i personaggi, che già vi stanno accontentando tantissimo, quindi in un certo senso, se vi è piaciuta la prima parte, tendete a perdonare un po' quello che da lì in poi non funziona. Però c'è un tempo limite, cioè si può perdonare fino a un certo punto, poi a un certo punto basta, avete rotto i maroni, però, cioè capisco, però dovete arrivare a un punto in cui la montagna russa deve tornare su e deve tornare giù. Io ho bisogno di emozionarmi, ho bisogno di ciccia. E questa ciccia arriva con le battute, sempre la storia sotto molto lineare, molto chiara e veramente poco affascinante. Però ci sono queste battute tra i personaggi, comicità sui personaggi, gag non sono fine a se stesse ma funzionano, sono gag dovute al carattere del personaggio, grande figata, grandissima figata. Si va avanti, si procede, si capisce un po' tutto l'ambaradam, rimanete un po' delusi da tutto quello che riguarda l'ambaradam, tutto quello che riguarda il male generale del film, e a un certo punto arriva un momento di serietà, un momento in cui scaviamo in un personaggio che fino a quel punto è stato abbastanza superficiale ma molto interessante, scaviamo, scopriamo delle verità importanti, fa male, è tosto, un momento molto ma molto crudo, però non ci viene mostrato del tutto crudo, e secondo me qui ci sono i visti censura che hanno dato dei bei segoni, da quello che ho letto infatti sembra che ci siano più di 50 minuti di riprese fatte per questo Suicide Squad. Speriamo che ci sia un'altra Ultimate Edition, visto la grande figata di Batman v Superman, a me era già piaciuta anche la versione cinematografica. Andiamo oltre, quindi questo momento serio, questo momento interessante, vediamo dei personaggi interagire in maniera un po' più seria, la follia c'è ma viene un po' ridotta per trasmettere questo tipo di pathos, questo tipo di tensione al pubblico, anche perché un po' la quiete prima della tempesta. Perfetto, finisce questo momento, si torna, si va verso il finale non del tutto interessante, tutte cose veramente già viste, riviste, straviste, fatte sempre molto bene, però dite vabbè, però cavolo, cazzo, è stato fatto proprio nella maniera più banale e stravista della storia del cinema, è questa un po'
che alla fine siete lì che combattete nel dire ma una valenza per dire che non è male questo film o una valenza per dire che il film poi non funziona. Poi in mezzo a questo finale, boom, c'è una chicchetta di un personaggio che vi aiuta anche a risolvere, almeno nel mio caso, mi ha risolto un piccolo buco di sceneggiatura che dicevo, cazzo, ma mi serve sapere di più, che cosa sta succedendo, quindi mi aiuta un po', e poi si va a questo finale, dove finale cinematografico super fumettoso, nel senso che anche lì la sospensione dell'incredulità, soprattutto in questa parte di combattimento con il male di questo film, va un po' a ramengo, si tiene un po' a mollare questa credibilità. Questo è uno dei grandi difetti, secondo me. Poi si va a questo finale, c'è questa rivalsa di questo personaggio molto figo, si capisce che un po' tutto, non voglio spoilerare nulla, però è molto più chiaro, molto più carino, almeno a me è piaciuto tantissimo, quindi si va in un certo senso a chiudere in bellezza. Scene dopo titoli di coda, mi raccomando rimanete, non aggiunge nulla, ma concretizza un po' tutto il progetto, logicamente DC Universe, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Ma ho dimenticato di parlare nel dettaglio dei personaggi. Il primo personaggio, il protagonista, non dico assoluto, ma è, diciamo che è il protagonista senza meno, è Will Smith. Non credevo che fosse un po' una sorta di, non dico gregario, ma uno del gruppo, anzi mi ero immaginato questo Will Smith che aveva detto, sapete cosa, ci sono, ma mettetevi dietro, dai, voglio fare questa cosa un po' da coprotagonista oppure da gregario. No, assolutamente, il film viaggia sul carisma di Will Smith. Will Smith ha le battute assolutamente più memorabili, visto in inglese con i sottotitoli, eccezionale, veramente un cazzo di signor attore. Non dico premio Oscar, non lo dico perché mi sembra un'eccessiva, mi sembra una roba un po' eccessiva, però a me ha convinto veramente parecchio in ogni sua espressione, sia quando faceva lo sbruffone, sia quando era serio, sia quando c'era da essere preoccupato. Il suo lato positivo è molto, ecco, lui è uno dei personaggi in cui il lato negativo c'è, ma forse prevale di più il buono, quindi è l'eroe, è il protagonista indiscusso di questo film. Abbiamo Margot Robbie che fa questa Harley Quinn spettacolare, è la prima Harley Quinn, se non ricordo male, la prima che vediamo al cinema, memorabile, arrivare a questi livelli sarà durissima, veramente durissima. Lei, personaggio divertentissimo, ha questa doppia personalità, questa follia totale che ha un grandissimo pregio, ed è per questo che probabilmente è il personaggio più memorabile, più affascinante, che è talmente stupida, è talmente ridicola, è talmente, dice delle fregnacce, non è stupida e ridicola, è pazza, è proprio pazza, è pazza, come è fuori come un balcone, citiamo questa cosa super standard, però quando si incassa, lì l'hanno scritta proprio bene. Lì l'hanno scritta proprio bene, perché ti crea il muro. A quel punto lì, boom, ti arriva questa mattonella in bocca, stai zitto, non respiri, perché quando lei si incassa. E questo è un grandissimo pregio della scrittura del personaggio di Harley Quinn. Quindi tantissima roba. Captain Boomerang J. Courtney, fuori come un balcone anche lui, secondo me lui è fuori già nella vita, è un pazzo schizofrenico, un personaggio meraviglioso, un personaggio di cui io vorrei assolutamente uno spin-off, perché devo sapere che cazzo fa sto pazzo nella vita, inteso come Captain Boomerang, è proprio boom, voce diretta, non pensa, lui è un personaggio, un delinquente folle che non gliene frega niente della vita e fa e dice quello che pensa all'istante, quindi una mina impazzita fantastica da seguire. Il diavolo molto figo, un po' secondo me un personaggio che poteva essere reso un po' più credibile e un po' più incazzato, visto il suo potere dovevano secondo me spingere un po' dovevano spingere un po' di più e aumentare l'effetto Hulk, che questo quando si incazza fa seriamente paura, perché fa solo paura, non seriamente paura. E poi abbiamo anche lui molto discusso, Jared Leto, piace non piace, il premio Oscar non premio Oscar, cantante famoso, emo rock band, i 30 Seconds to Mars per chi li conosce, abbiamo questo suo Joker. Ed è cominciata la bagarre, miglior Joker di sempre, il più brutto, sarà lui, non sarà lui. Allora, chiariamoci una cosa. Il salamandrone qui presente crede che non esista il miglior Joker, anzi, esista il Joker, il personaggio, che è uno dei personaggi più belli della storia dei fumetti. Ok, e poi abbiamo 3-4 Joker
Sì, dai, mettiamoci quattro Joker cinematografici. Abbiamo Romero, classico della serie Batman degli anni 60, ha fatto anche il film per il cinema, quello dello squalo, con lo spray deterrente degli squali, fantastico. E poi abbiamo Jack Nicholson, sua maestà Jack Nicholson, Heath Ledger, il compianto Heath Ledger, grandissima perdita, e poi abbiamo questo nuovo Jared Leto. Ogni fottutissimo Joker ha senso di esistere. Ogni Joker è diverso dall'altro e sono tutti assolutamente godibili. Heath Ledger, Oscar strameritato. E poi abbiamo questo Jared Leto, folle, pazzo, schizofrenico, imprevedibile. Ecco, il fattore imprevedibilità stavolta l'ho vissuta in maniera più pesante. Mi fa molta più paura, mi ha fatto molta più paura. Non sentite empatia, vi fa proprio paura, è il vostro nemico. Non sapete cosa potrà fare, né nel bene né nel male. Non è chiaro, tutto quello che fa non capite se ha un senso logico o lo fa perché lo deve fare. Gli piace farlo, prova piacere a farlo, oppure chi se ne frega. È un folle totale, ma un folle sensato. È un folle che in questo universo della DC ci sta e spero veramente di vederlo prima o poi. Anzi, sicuramente, dai, cioè, per forza, ci avete fatto una telefonata. In questo film è presente, non è presente come gli altri, ma è presente, c'è. Cioè, è una scelta importante, a me personalmente è bastato, non ne volevo di più, mi bastava quello, un po' perché in realtà mi ha inquietato sul serio. Mentre Batman c'è solo un'apparizione, un paio di apparizioni interessanti, anche lui è importante, e più c'è anche qualche sorpresa, non dico altro. Suicide Squad non è assolutamente il film perfetto, è un film folle, voleva assolutamente colpire, c'è riuscito, però per quel che mi riguarda la prima parte, i primi 40, 20, 30, un'ora, la prima parte del film mi ha talmente divertito, gasato, che anche le parti che non funzionavano ho detto sai cosa c'è? Boh, mettiamola un attimo da parte, comunque il minimo indispensabile lo fanno, cerchiamo. Sentiamo il buono c'è, ho voglia di rivederlo nella mia lingua, spero, per capire un attimo le differenze, magari per capire qualcosina di più, ma comunque tutto abbastanza chiaro. Mi raccomando, condividete, andatelo a vedere, non fidatevi delle recensioni perché è un film veramente assolutamente strano. Colpisce del gusto, quindi non potete sapere chi ha detto che quel film è una merda, ha lo stesso vostro gusto. Lega Nerd, Robinani, Vuttana Visione, Suicide Squad, ci vediamo alla prossima, un saluto grandissimo ai Gotham Shadow, mi raccomando, grazie mille, lavorate sempre come lavorate, che spaccate tutto, grazie di cuore per l'accoglienza, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Vuttana che film!